Buon pomeriggio Gianni, benvenuti all'incontro a Tu per Tu con Tesser. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per essere immediatamente aggiornati appena esce subito un nuovo video. E ho voluto fare questo incontro a Tu per Tu con Tesser. Sapete che bene o male ad ogni sosta di campionato ho fatto questo video con, diciamo, io l'ho chiamato Tu per Tu con Tesser, ma appunto insomma vorrei parlare, facendo finta, vorrei parlare con lui. Per insomma, confrontarsi virtualmente sulla condizione che il Modena ha avuto sino a questo momento. E insomma, siamo venuti da un mese, quello di marzo, complicatissimo. E abbiamo perso con il Palermo, abbiamo vinto con il Pisa, successivamente, cioè prima ancora, abbiamo perso con il Como, con l'Ascoli. E insomma abbiamo fatto un po' molta fatica in questo mese e insomma mi sono sorti un po' di dubbi e insomma che vorrei insomma discutere con voi. Ci sono cose che non mi sono completamente chiare. Allora, partiamo insomma dal fatto che un po' la nota dolente, no, della nostra squadra sono un po' i due terzini. Ponsi è fresco di rinnovo, rinnovato fino al 2026-2025, non lo ricordo benissimo, ragazzi, scusatemi, però ad ogni modo insomma è stato un gesto da parte della società di rinnovargli la fiducia puntando su di lui, un giovane pieno di promesse e di aspettative, e quindi la società ha voluto rinnovargli il contratto. E lì si sono aperti un po' di dibattiti, ma perché rinnovarglielo? Non rende, non è ancora pronto per la categoria come quella della Serie B. Ok, rinnovarlo, ma forse dovrebbe andare a fare un po' di esperienza, eccetera, 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 eccetera. Per come la vedo io, avere rinnovato il contratto a questo ragazzo qua ci può stare come scelta. Sapete che io con Ponsi non sono mai troppo tenero, però capisco anche un discorso legato alla prospettiva. Evidentemente la società e l'allenatore puntano su di lui per un futuro, perché sennò non si poteva fare questo rinnovo. Ed effettivamente Tesser gli sta dando fiducia perché lo sta facendo giocare ogni partita, in sostanza, dove può lo mette sempre. A mio modo di vedere, forse pecca ancora un po' troppo in questa categoria. Cioè, è un po' troppo discontinuo, è un giovane, è normale che sia discontinuo, ma secondo me deve lavorare sulla personalità, perché è un po' carente, è un po' carente, e non lo vedo molto. Insomma, quando uno vede giocare Ponsi, vede un bravo ragazzo che fa quello che può, si impegna indubbiamente, però non vedi un po' quella cazzimma, quella cattiveria che magari certi altri giocatori un po' più esperti, un po' più formati invece hanno. Cioè, se io faccio il paragone, diciamo, passiamo da un estremo all'altro, prendo il Renzetti e prendo il Ponsi, c'è una carriera in mezzo tra i due e si vede che un giocatore fatto e finito Renzetti è un giocatore anche di personalità, cioè lo vedi Renzetti che fa sulla fascia, ti metti in mezzo i cross, sa proprio fare il terzino vero e proprio. Ponsi è ancora un po' acerbo, quindi magari vediamo un attimo qual è il piano futuro, forse l'anno prossimo. Non lo so se sarà in grado, dipende anche dai programmi del Modena che avrà l'anno prossimo, perché se il Modena dice: ah, io voglio puntare di nuovo alla salvezza, non voglio fare il passetto in più, allora mi tengo Ponsi magari un po' come riserva, l'alterno con un nuovo titolare, allora me lo tengo. Se invece il Modena dice: no, noi vogliamo puntare, andare al playoff, vogliamo entrarci non dalla settima, dalla posizione, vogliamo entrarci dalla terza, alla quinta, allora forse Ponsi è meglio fargli fare un campionato da titolare in una categoria, in una squadrina un po' più inferiore, diciamo, passatemi il termine, di Serie B, o addirittura farlo scendere in Serie C e cercare di vincere il campionato un po' alla Guibre che sta dei cubetti. Insomma, lì bisogna vedere se la società, con la società, che cosa vuole fare con Ponsi. Ora come ora abbiamo questi due terzini, Renzetti, scusatemi, Ponsi e Ucadda, che sono un po'. Non sono affidabili al 100%, cioè Ucadda, ragazzi, sta dando delle prestazioni molto altalenanti.
Al di là del fatto che io lo bacchetto ogni volta che non sa fare un cross, becca due a partita, provoca da questi cali di concentrazione. Se è in giornata, ti fa una gara che non fa muovere un filo all'avversario dal primo al 95esimo, altrimenti è lì che lo vedi che pascola su questa fascia, ma è lì, ma non fa, non dà qualità. Quindi mister, e adesso vengo al mister, perché non li facciamo girare questi due terzini? Io non sono un fan di Coppolaro, non è un giocatore che stravedo, non è un bidonissimo secondo me, ma non lo stravedo, però tra Ucarda e Coppolaro a Sampolè, alternalo Ucarda, non ti dà un'affidabilità che tu dici quello è il mio terzino titolare e so che quello solo se si spacca lo tiro giù, non è un incerto della situazione che è inamovibile. Ucarda ti dà delle prestazioni che ogni tanto ti verrebbe a dire riprovo a rimettere Coppolaro. Poi c'è questo punto di domanda che credo che rientri, che è Ferrarini, che lo vorrei vedere perché doveva stare fermo un mese e mezzo, sono passati 3 mesi da quando è arrivato in sostanza, e quindi, ma anche Ferrarini è un punto di domanda perché non ha giocato tanto, anzi forse non ha giocato neanche nella prima parte della stagione a Monza, arriva qua, si spacca subito appena arrivato, non penso che entri in forma così subito nell'immediato, ci vorrà forse un altro mesetto circa per farlo entrare in forma. Già non era in forma per via del fatto che non giocava, in più si è fatto pure male, non vorrei che questo entri in forma quando è finito il campionato, in sostanza. Quindi mi auguro che Ferrarini, sembra che abbia fatto benissimo a Perugia l'anno scorso, sia un'arma in più, ma ragionando su quello che abbiamo pronto, diciamo, Ucarda e Coppolaro li devi far ruotare, secondo me, perché Ucarda non è affidabile, non ti dà le prestazioni ogni partita sicure. Quindi Coppolaro è un fenomeno, lo ripeto, metto le mani avanti, sono d'accordo con tutti che è un fenomeno, però siamo lì, quindi mister, cerchiamo anche di farli ruotare. Stessa cosa con Rezzetti e Ponzi. Anche Ponzi non ti dà l'affidabilità, vuoi perché è giovane, vuoi che deve maturare e lo stai facendo giocare, benissimo, va bene, ok, però alternalo con Rezzetti, non far giocare Rezzetti solo nel momento in cui ti hai fatto giocare come contro l'Ascoli, che dovevi farlo giocare perché giocavamo a mercoledì sera ed era un turno infrasettimanale, quindi lo devi far ruotare anche in altre partite, metti su Rezzetti e non fallo entrare l'85esimo, 88esimo, mi sembra che è quasi una presa in giro far entrare un giocatore dal calibro di Rezzetti a 6 minuti dalla fine, non si fa. Il discorso è che bisogna far ruotare i terzini, perché sia Ponzi che Ucarda non ti danno una sicura prestazione al 100% in ogni gara, quindi alterniamoli un po' questi terzini, tanto peggio di così, tra virgolette, cosa vuoi che facciano? Non faranno mai male così. Una volta fai giocare Ucarda, una volta fai giocare Rezzetti dall'altra parte, una volta Ponzi più Coppolaro, a seconda anche dell'avversario, a seconda se giochiamo in casa, a seconda se l'avversario di turno, se ha una fascia più forte, una fascia più... Insomma, li puoi girare come vuoi, non ti incentivi. C'è stato un momento in cui giocavo solo Coppolaro. Poi c'è stato un momento che adesso forse un pochino li alternavi, adesso sono Ucarda, ma alternali. O prima, nella prima parte di stagione, c'erano Azzi e Ponzi e Rezzetti, Azzi tende via a gennaio, adesso è ripartito anche con Rezzetti, una volta che avevamo deciso dopo Perugia che Azzi anche era più niente da fare, quindi giocava solo Rezzetti, poi adesso solo Ponzi, ma alternali, non muore nessuno se li alterni, non è che crolla il mondo. Poi, andando avanti, la coppia centrale, Cittadini per Greffi, mi sembra quella un pochino più affidabile, adesso rientra anche Cittadini e penso che Cittadini sia inamovibile al centro della difesa, no? Non che Silvestri sia un bidone, assolutamente, però, tra i due forse io, penso che tutti scegliamo Cittadini con per Greffi. Cittadini è un crack, è mostruoso lui qua, per cui è... Anche le partite che abbiamo perso, secondo me abbiamo sentito molto la mancanza di Cittadini, perché con il Genoa
e con il Cagliari, anzi no, con Genoa, scusate, mi si è fatto male, ma col Cagliari ha fatto un partitone, cioè anche col Brescia addirittura mi ricordo che al 92esimo era andato là in fondo a tenere sul pallone per cercare di portare a casa la vittoria, cioè i Cittadini è un mostro in difesa, per cui si vede molto la sua assenza. Per quanto riguarda, poi ci spostiamo nella zona del centrocampo, diciamo che i portieri non li voglio neanche toccare perché Gagno è inamovibile, ok, ha fatto una cattiva prestazione a Palermo, ma non credo che sia un giocatore che ne faccia delle altre. È in un periodo anche lui un po' non tanto brillante, però Gagno è inamovibile. Passando al centrocampo, il centrocampo è un po' a coperta corta e qui, insomma, è un bel dilemma anche qua, nel senso che la squadra secondo me sta soffrendo anche a livello difensivo perché stiamo iniziando a riprendere dei gol con una certa continuità. Lasciamo stare, diciamo, la partita di Pisa che non abbiamo subito gol, ma in quasi tutte le altre abbiamo sempre subito gol. Però mi sembra di vedere che il Modena al centrocampo è un po' stanco. È un po' stanco, le mezzali soprattutto le vedo un po' affannate. Ed è un problema, perché nel fare il rush finale fino a fine stagione con questa condizione non va bene, perché siamo ancora a 5 punti dalla zona play-out ed è pericoloso. In più, lì mi voglio anche un po' soffermare sul trio che abbiamo. Gerli non si muove, non è inamovibile, sono d'accordo, anche se dovrebbe rifiatare, perché ripeto, come ho detto negli altri video, Alemio è un robot. Anche lui dovrebbe rifiatare. Dall'altra parte, capisco anche il discorso, cioè Gerli è il top player, quindi non si tocca. Ma vediamo le mezzali. Poli si è rotto, è finita la stagione, anche lì. Cioè, quando si rompono i nostri, non è che si rompono 10 giorni, si rompono un mese e mezzo, addirittura Battistella e Poli hanno finito la stagione. Mi sembra, non riesco a capire come abbiamo tutta stagliella. Maglino, Armellino, poi mi auguro che rientri nel più breve tempo possibile Ionizza, che mi piaceva tanto, era entrato bene nel gruppo, e poi ci abbiamo Duca. Duca, mister, perché non bisogna farlo giocare da titolare? Non perché uno si rompe, uno è squalificato, uno non c'ha il caghetto, fallo giocare per meritocrazia. Cioè, a mio modo di vedere, cioè, il Duca di adesso può giocare al posto di Armellino? Sì, per me sì. Armellino, ora come ora, va bene che lo vuoi far giocare per farlo rientrare in forma, ma Armellino non va adesso come adesso. Maglino non lo vuoi tenere giù, va benissimo, ma Duca si merita di una chance da titolare. Cioè, te l'ha dimostrato con il Pisa, che praticamente l'ha fatta da titolare, è la partita. Lui incide di più quando gioca da titolare, quando deve entrare gli ultimi 10, 15, massimo 20 minuti, cosa vuoi che faccia Duca? Non è un giocatore che ha, diciamo, il colpo di genio, non è quel giocatore che ti inventa il Soligna della situazione, per intenderci, che ti può fare la giocata, non è quel tipo di giocatore, è quel tipo di giocatore invece che deve macinare gioco, macina chilometri sulla corsia nella quale gioca. Cioè, un giocatore quando entra poi nel ritmo della partita, nel ritmo della gara che si sta svolgendo, ti fa le giocate, te le fa, va. Cioè, con il Pisa ha fatto un partitone. Sfruttalo, Duca. Ce l'hai lì. Cioè, se Armellino non gioca una partita, ci sta, perché comunque, anche, ripetiamo, insomma, ritorno un po' a un discorso vecchio, se io vedo che sono Duca, sto cercando di impegnarmi, sto cercando di farmi il mazzo, ho fatto un partitone con il Pisa, avevo giocato anche bene a Reggio Calabria perché a centrocampo non avevo giocato male, vedo sempre che giocano gli altri, Armellino magari lo vedo che non è molto brillante, va bene, mi devo far trovare pronto ogni volta che mi chiama il mister, però cazzo, una partita titolare me la posso anche meritare, o no? Cioè, Duca si merita di giocare titolare. Quindi abbiamo un po' la coperta corta, mi auguro che rientri il più presto possibile Ionizza, anche lì non sarà semplice poi farlo ritornare al ritmo partita, e poi dopo ci spostiamo un attimo sulla tre quarti e sull'attacco. Ecco, sulla tre quarti siamo ritornati al discorso Falcinelli, Tremolada, inamovibili. E Giovannini deve sempre entrare insieme a Mosti nelle situazioni, sempre.
difficili, Giovanini un po' meno, addirittura l'hai fatto giocare con il Cagliari titolare, con l'Ascoli titolare, ma la partita di Ascoli la metto sempre in un calderone che non c'entra niente con tutte le altre, perché hai avuto in mezzo alla settimana questa partita, quindi gioco forza, hai dovuto fare un minimo di turnover. Però per merito, io cioè, l'ho visto giocare Giovannini poche volte. Va bene che a Frosinone ha dovuto far giocare perché Tremolada era appena tornato dall'infortunio, col suo tiro, quando partiamo sempre ancora più indietro per forza di cose, perché Tremolada si era appena rotto. Con il Cagliari anche lì Tremolada non era in splendida forma, e poi piano piano si è ritornato a Tremolada, che non sta facendo male ultimamente, ha fatto anche delle belle partite, non sto dicendo di no. Però Giovannini di nuovo è stato rimesso lì. Mosti anche a Rapez, cioè addirittura c'è stato un periodo nel quale chi l'ha mai visto Mosti? Cioè proprio ci eravamo scordati che era anche a Modena, sembrava che dovesse andare via a gennaio, poi è rimasto. E però anche lì siamo sempre a far giocare Mosti e Giovannini in situazioni complicate, non sono, cioè fanno fatica loro secondo me a fare la differenza quando li chiami in campo. Cioè Mosti tu lo metti in campo, l'hai messo a Reggio Calabria, sempre in una situazione difficile, poi l'hai messo col Pisa però ci hanno provato, anche i Giovannini ci hanno provato, ma l'abbiamo chiuso bene. Con il Como l'hai messo dentro, cosa poteva fare con il Como, che erano tutti dietro, e poi l'hai rimesso a Palermo in una debacle totale, cioè in una sconfitta totale. Stessa cosa per quanto riguarda Giovannini, si fa fatica a incidere così, io non lo so. Cioè, se togliamo via a volte anche Falcinelli, io capisco che Falcinelli diciamo è un uomo di equilibrio tra il centrocampo e l'attacco e da tre quarti, va bene, perfetto, giocatore di qualità, giocatore che insomma si chiama Falcinelli. Però, insomma, dare un'alternanza anche lì, cioè, visto che dobbiamo fare un rush finale dove tutte le forze sono indispensabili, prova ad alternarli questi giocatori qua. E come il centravanti Strizzo ora come ora è inamovibile, adesso ritorna a Diav, si è fortunato per l'ennesima volta Bonfanti, anche lì Bonfanti, io onestamente Bonfanti ha fatto anche adesso 6-7 gol, non mi ricordo bene quanti ne ha fatti, però c'è un giocatore veramente troppo discontinuo a livello fisico, non possiamo affidarci a lui in un campionato, l'anno scorso uguale, e si ha sempre a dire ma prima o poi deve trovare la continuità fisica, deve trovare la continuità all'interno del campionato, se però si mette a posto fisicamente fortissimo è tutto quanto. Però ragazzi, voi non vuoi questo qua, si fa sempre male, non so se è riuscito a fare 3-4 mesi continuativi, non lo so, 2-3 infortuni durante l'anno ce li ha, se non di più. E quindi è un'incognita Bonfanti, cioè se devo pensare a un altro campionato assieme a Bonfanti, insomma sono un po' preoccupato, cioè lo tengo o non lo tengo il Bonfanti della situazione, insomma è un punto interrogativo, perché io non sono sicuro di avercelo sempre, di averlo sempre quando ne ho bisogno. Ultimamente non stavo neanche facendo delle grandi prestazioni, stavo facendo abbastanza male. Quindi Bonfanti è da tenere l'anno prossimo o da mandare in prestito? Bah, chi lo sa. Poi siamo sempre lì a dire, è un giovane, deve crescere, una prospettiva, però magari se lo mandi via poi diventa un fenomeno, ti sei bruciato l'occasione. Va bene tutto. Però, insomma, forse è meglio che questo ragazzo qua vada a farsi un po' le ossa anche da un'altra parte, ma più che altro per avere la titolarità, magari, io ripeto, mi dispiace, però magari mandarlo in Serie C in una squadra che punta a vincere il campionato, dove deve giocare, diciamo l'abuso della situazione, che è andato a giocare nella Pergola Tese, sta facendo abbastanza bene, ma e siamo più sicuri che giochi, che vada. Con Bonfanti, cioè non c'è sì e no, si rompe, poi torna, poi gioca, poi magari fa delle partite in cui farà magari due gol consecutive, poi dopo sta fermo, poi dopo c'è un periodo no, poi si fa male, è troppo altalenante anche lui. Quindi c'è da pensarci. Poi il discorso di Strizzolo, io torno dall'infortunio, comunque
ha fatto 7 gol, non stravedo per Diò, però è un giocatore anche importante all'interno delle dinamiche di squadra, è un giocatore diverso rispetto a Strizzo, anche se per me Strizzo, io preferisco Strizzo tra i due, ma è un'opinione personale. Diò è un altro tipo di attaccante, un altro tipo di giocatore che bada più allo strappo, bada più alla velocità, hanno due caratteristiche differenti. Però secondo me per il tipo di gioco forse si integra meglio Strizzolo, a mio modo di vedere. E sarebbe sempre curioso di vedere entrambi con dietro Tremolada, però ripeto, deve stare giù Facinelli e si fa fatica. Quindi, analizzando un po' la situazione della Rosa, siamo anche in una situazione di classifica attualmente abbastanza tranquilla. Abbiamo 5 punti a zona playout, però ci sono dei dati un po' preoccupanti. Abbiamo fatto credo 41 reti, terzo miglior attacco, 43 gol subiti, la seconda peggior difesa, e come squadra siamo una di quelle che ha perso di più, forse insieme a Brescia ed altre squadre, quella che ha fatto credo 5 pareggi, penso che per Genova gli ha fatto la regina con 3 pareggi addirittura, e abbiamo fatto sì però 11 vittorie, che è un buon risultato, però è preoccupante un po' il discorso, cioè, che o vinci o perdi. Cioè, siamo a 5 punti dalla zona playout, ripeto, credo a 4 dalla zona playoff, proprio una metà classifica piena, però dietro stanno iniziando a vincere, perché ovviamente non è che possono stare lì, devono anche loro macinare dei punti per ottenere playout o salvezza, dipende un po' come sono messe le squadre. Però la classifica è molto corta, indubbiamente. Però ragazzi, mi raccomando, dobbiamo fare un rush finale importante e difficile, e dobbiamo cercare di alternare tutte le forze e le energie che abbiamo, perché un po' abbiamo la coperta corta e mister cerchiamo di alternare la gente, perché tutti devono dare il loro apporto per ottenere questa salvezza che è fondamentale. Mi riallaccio ai primi video che facevo, è una salvezza fondamentale questa qua. Se ci salviamo quest'anno, vedrete che poi inizieremo ad inanellare un progetto su una squadra, perché capiamo che chi sono magari i punti deboli di questa squadra in un campionato difficile come quello della Serie B, e andare a sostituirlo con altri tasselli. Ci creiamo una rete all'interno della Serie B che riusciamo a dire la nostra. Stavolta, quest'anno siamo entrati in punto di piedi come neopromossa, l'anno prossimo siamo una squadra che già si è confermata. Cioè, dopo si inizia veramente a progettare bene e cercare di rimanere in Serie B e forse provare a fare dei passettini in più, però dobbiamo centrare la salvezza quest'anno. Non diciamo, ma tanto il Modena si salva, perché tanti anni, cioè, è capitato anche tanti altri anni che ma il Modena si salva, poi magari andiamo ai play-out, addirittura siamo anche retrocessi 6 anni fa. Stiamo veramente lì, stiamo concentrati, perché i risultati non si ottengono così. Cioè, i risultati si ottengono stando lì, non dare nulla per scontato, ma tanto ce la facciamo. No, dobbiamo guardare la virgola, dobbiamo guardare il pelo, perché stiamo avendo un momento delicato. Abbiamo fatto un grande mese di febbraio, ma abbiamo fatto un bruttissimo mese di marzo. Adesso si apre un rush finale importante, stiamo lì con la testa, dobbiamo raggiungere la salvezza a tutti i costi. Dai Gianni!